Ciao amici, in questo video vi ho raccontato una storia incredibile ma vera e se l'avete persa andate subito a guardarla. Raccontavo di Laura, una mia cliente, un nome fittizio ma una persona vera, che un giorno si è presentata nel mio studio disperata perché non riusciva a eliminare la cellulite in nessun modo e per lei stava diventando un'ossessione. Come la capisco? Mannaggia i cuscinetti! E per farmi capire quanto per lei fosse grave la situazione, ha fatto un gesto insolito ed eclatante. Guardate il video, altrimenti vi rovino la sorpresa. Ta-da! Ma torniamo alla cellulite. Anche Laura, come molte donne, stava commettendo un errore strategico. Credeva che bastasse spalmarsi un po' di creme, mettersi a dieta, magari gli ultimi 5 minuti, e fare esercizio fisico, ma non funziona così. Infatti, anche se camminava tutti i giorni, seguiva un'alimentazione sana, beveva tanta acqua naturale, faceva sport regolarmente, si faceva le tisane drenanti, si faceva fare dei trattamenti estetici anche costosi e usava creme anche a casa, da quando era comparsa la cellulite sulle sue gambe e sui glutei, insomma, non se ne andava più. Vi ricordate quel vecchio film di James Bond, Il mondo non è abbastanza? Ecco, i cuscinetti, la cellulite, è così, il mondo non è mai abbastanza, ce n'è sempre di più da aggredire e noi non abbiamo il nostro bel Pierce Brosnan a salvarci. Tantissime donne mi contattano in privato e mi scrivono che la cellulite per loro non è solo la buccia d'arancia che si vedono appiccicata addosso, ma è una fonte continua di dubbi e di domande, insomma di ansia. Perché nonostante tutto il mio impegno la cellulite non va mai via? Perché ho provato tutte le soluzioni ma nessuna ancora ha funzionato? Come posso trovare una soluzione che mi liberi dall'ossessione della cellulite una volta per tutte? Eh già, ma molte persone non capiscono, qualcuno si è pure azzardato a dirmi ma cosa vuoi che sia la cellulite? Ti capisco, in tante donne mi scrivono la stessa cosa e anche quando ne parlo nei miei video, perché ne parlo da molto tempo, qualcuno se la tenta sempre di scrivermi che è una fissazione femminile. Pensate che per molti professionisti la cellulite è considerata una condizione incurabile e quindi non vale neanche la pena occuparsene. Ma per me non è così e non deve esserlo nemmeno per voi. E infatti ora voglio condividere un segreto. Non è giusto che così tante donne siano tormentate dalla cellulite senza sapere come eliminarla e perché non se ne va. Quindi voglio sfatare alcuni falsi miti sulla cellulite, che sono devianti. Quando si parla di cellulite, non è la genetica del corpo e della pelle, non è la quantità di creme che spalmiamo su cosce, braccia, glutei e pancia, non è il tempo che dedichiamo alla dieta o all'esercizio fisico e non sono nemmeno i trattamenti estetici e i massaggi. No, il segreto per combattere la cellulite in modo totale e definitivo è una sinergia completa di tanti fattori che può sradicare le cause della cellulite. Mi spiego meglio. Come ho già detto nello scorso video, la cellulite non è un inestetismo della pelle. Beh, sarà mica bella da vedere! No! Ma chiamarla inestetismo è riduttivo. La cellulite è un disturbo infiammatorio, una vera infiammazione dei tessuti della pelle e quindi si può risolvere solo se si elimina l'infiammazione, o meglio se si eliminano le cause dell'infiammazione. Altrimenti non si ottengono risultati, oppure se si ottengono la cellulite se ne va per un po', ma poi torna inesorabilmente. E magari proprio durante la bella stagione, quando noi vorremmo sfoggiare le nostre forme toniche. Ve li immaginate i cuscinetti tutti felici con il loro costumino, le pinnette e gli occhiali? Evviva, finalmente ci fai prendere il sole e porti al mare anche noi, tutti contenti. E infatti le donne che magari hanno già una loro routine anticellulite a un certo punto scoprono che non funziona più e si portano i cuscinetti al mare. Il fatto è questo, ci fanno credere che basti usare le creme o fare i massaggi o stare a dieta o sfinirsi con il fitness, ma non è così. Le creme agiscono solo a livello superficiale, le diete non riattivano la circolazione localizzata e globale e il fitness non contrasta l'infiammazione profonda. Bene, allora da domani cambio vita e inizio la mia sinergia anticellulite.
Brava! La soluzione essenziale per eliminare la cellulite è una sinergia completa, ma c'è una cosa fondamentale che vale ancora di più. Bisogna evitare il fai da te saltando di qua e di là e seguire un metodo ben preciso. Ci vuole la sinergia giusta, composta dagli elementi giusti e devono essere in perfetto equilibrio. E una strategia vincente deve avere queste caratteristiche. Tiene conto della fisiologia del corpo, fornisce un'alimentazione specializzata e i rimedi naturali contro l'infiammazione, fa fare esercizi che drenano i tessuti e la cellulite, permette di eliminare l'ormone dello stress, il cortisolo così dannoso per la cellulite, risolve il problema dell'intossicazione intestinale e dell'assorbimento interno delle tossine e non ti fa perdere tempo e denaro con mille rimedi, creme o esercizi inutili. Insomma, non contiene nulla di inutile, ma solo le soluzioni specifiche e mirate che tutte insieme funzionano veramente contro le cause della cellulite. È così che ho elaborato il metodo giusto per liberarti dalla cellulite in fretta e per sempre, seguendo questi principi. Sono già centinaia le donne che hanno ottenuto risultati con questo sistema e ogni donna li può ottenere con un minimo di applicazione quotidiana. Il mio metodo contiene le sole e uniche strategie anticellulite che hanno liberato moltissime donne da quella pelle flaccida, dalla cellulite, dai bozzetti, dal gonfiore. E ve ne parlerò nel prossimo video. Quindi non mancate, mi raccomando, nel frattempo ma sempre più trendy e sani e presto lisce e toniche con Simona Vignali, naturalmente. Ciao!